ieri una di voi che mi seguite assiduamente mi ha posto questa domanda: Peppe, ma io sto facendo dei punteggi bassissimi alle simulazioni di Heinz, anche tu andava così male? Com'è la progressione? Allora, oggi in questo video parleremo di queste maledette simulazioni che servono e sono fondamentali per superare il test, ma che possono in un certo qual senso demoralizzarvi molto, come anche super gasarvi e poi farvi un po' floppare. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, però prima di iniziare questo video, ragazzi, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, mi raccomando, è molto molto importante, perché ben il 60% di voi ancora non è iscritto. Andatevi ad iscrivere, è gratuito e non vi costa nulla, quindi spolliciate sotto, un bel like per sostenermi e seguitemi su tutti i miei social, Instagram, Twitch, dove faccio delle live molto molto simpatiche e interessanti. E adesso via con la sigla. Parliamo chiaramente. Le simulazioni servono per simulare la nostra reale preparazione, ma la simulazione non è che è per definizione identica in termini di difficoltà a quella che sarà la prova, né tantomeno ci dice gli argomenti specifici che troveremo nella prova. Questa cosa qua vi servirà per farvi capire i discorsi che farò successivamente. Una prova che va male non significa che il test andrà male, una simulazione che va male non significa che il test andrà male, viceversa, una prova, una prestazione eccellente non significherà che il test andrà nello stesso modo. Perché banalmente tutti noi, visto che andiamo ad affrontare un test di oltre 20 materie di medicina, quindi un corso di laurea di oltre 6 anni, possiamo essere più predisposti, più preparati su determinate materie e meno preparati su altre. Capite bene che se la prova verte maggiormente sulle materie che noi sappiamo andrà meglio, viceversa andrà peggio. Ma nello stesso gruppo di materie che noi possiamo sapere bene, perché io potevo sapere bene tutta la parte di ginecologia, tutta la parte di ortopedia, ma magari mi venivano poste delle domande di quegli due o tre argomenti che non sapevo bene, beh, capite che anche lì potrebbe andare male. Non demoralizziamoci in prima battuta, proprio perché punteggio, l'unico punteggio che a noi interessa è quello che noi faremo il giorno del nostro test SSM, e nemmeno un valore assoluto, ma in relazione al mio vicino di banco, perché vi ricordo che voi dovete puntare sia a fare il punteggio più alto, perché questo vi assicura di poter entrare e di stare tranquilli, ma l'importante è che il vostro punteggio è più alto dell'altra persona che vuole accedere nella vostra stessa sede e nella vostra stessa specialità. Fare 50 o fare 140 può valere lo stesso significato, perché dipende sostanzialmente dalla scelta che vogliono fare le persone. E vi rammento che probabilmente, in virtù del forte aumento di persone che ci sono state quest'anno e di posti che sono aumentati quest'anno, molto probabilmente i punteggi tenderanno a scendere molto. Quei 90, che quegli 88 che erano i punteggi minimi dell'anno scorso, probabilmente quest'anno verranno ulteriormente abbassati. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo ad analizzare proprio queste simulazioni che hanno dei punteggi, tanto per chiarire tutti quelli che erano i miei punteggi l'anno scorso, perché mi viene chiesto molte volte di fare un paragone. Vi premetto, ragazzi, che questi sono i miei punteggi, che variavano da tanti fattori. Il primo test fatto ad aprile forse o a marzo del tutto, che è stato devastante in termini di bruttezza, e io ho detto là non entrerò mai. Fino a quelli a ridosso del test c'è una progressione della mia preparazione, ma c'è anche un cambiamento di quelle che è la difficoltà del test, tant'è vero che il mio unico metro di paragone non era il punteggio in senso assoluto, ma quanto il percentile ovvero in relazione a tutte le altre persone che facevano il test. Il primo punteggio che io ho fatto delle simulazioni Heinz era 44-45, un punteggio disastroso. Andando a ripercorrere quella simulazione si è visto che molti degli errori che io ho compiuto erano errori relativi non tanto alla mia impreparazione, che sicuramente c'era, ma quanto avevo perso quello smart, quella capacità di sapere discendere qual è la risposta giusta e la risposta sbagliata, la virgola di cui vi ho parlato qualche video fa. Sbagliavo proprio di un'inerzia che però mi costava un punteggio più basso rispetto a quello reale. Ed inoltre erano maggiormente, o meglio, le prime simulazioni vertevano maggiormente su alcune materie che non avevo ancora ben ripassato. Con il passare del tempo, con il passare
delle simulazioni, ho visto come, e soprattutto del mio studio, ho visto come questo punteggio, che è stato disastroso in termini sì di punteggio in valore assoluto, ma che è anche percentile, perché se non erro il percentile della mia prima simulazione era forse 30 o 40 percentile, quindi capite bene che non sarei entrato indipendentemente dal punteggio, perché c'erano 60% delle persone più avanti di me in termini di punteggi medi. Con il progredire del mio studio, con il progredire del mio esercizio su questi test e soprattutto sull'avanzare di quelle che sono le simulazioni, questo punteggio è diventato 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Tant'è vero che gli ultimi punteggi fatti proprio a ridosso del test SSM 2019 erano intorno ai 100-110 punti. Qualche volta facevo 90, qualche volta 110. Non era una certezza, però quello che io andavo sempre a vedere era il percentile e soprattutto non mi sono mai esaltato di quei 110, perché molte volte mi capitavano domande fatte due o tre simulazioni prima e che quindi ormai avevo imparato, o molte volte c'erano delle domande magari considerate sbagliate o considerate giuste che però erano sbagliate. Insomma, non mi sono mai basato più di tanto. Quello che io tendevo a far mio di quelle simulazioni era la simulazione in sé per sé, ovvero la gestione del tempo, la gestione del momento e poi l'eventuale correzione della stessa. Non mi sono mai focalizzato sul punteggio assoluto, però non nego che le prime simulazioni sono state emotivamente demonitive per me, però l'aveva fatto pure Ciccio quei punteggi, l'aveva fatto pure quell'altro mio collega, chi prima, chi dopo, punteggi simili si facevano durante il percorso. Pertanto quello che voglio dire a voi è quello di stare assolutamente tranquilli, ma vedere come voi progredite, come voi migliorate, sia nella discendere la domanda, nel comprenderla e nel rispondere, ma anche poi come la vostra preparazione migliora. Anche perché, badate bene, ci sono persone che quando fanno le simulazioni a casa le fanno nei modi più disparati, non tutti la fanno come la facevo io, come la faceva Ciccio, ovvero simulazione reale, chiudevo tutto, baracca e burattini, mi concentravo solo sul test. Certi la fanno guardando il computer, altri con il libro, altri con il cellulare, insomma falsificano un po' il punteggio, ma non perché vogliono sembrare più fighi di altri, ma alcuni lo fanno perché semplicemente vedere quel 110, quel 120 li mette meno ansia, altri perché vogliono ripassare, studiare e prendono la simulazione come un momento di studio e ripasso senza poi andarsela a correggere dopo. Ognuno di noi ha un modo di farlo, quindi vedere quel punteggio alto non significa nulla, vedere quel punteggio basso anche qui non significa nulla. Quello che vi ribadisco e vi ripresento è: dovete vedere il percentile e non il punteggio in senso assoluto e cercare di capire e fare tesoro degli errori che avete fatto, sia in termini di gestione della prova, sia in termini di gestione del tempo e di tutte le vostre risorse psicofisiche della prova. Concludo dicendo un'ultima cosa: è vero che io le ultime simulazioni facevo sui 110, ma al test non ho fatto 110, quindi anche qui a dire perché? Perché, come vi dicevo prima, le ultime simulazioni avevano tante domande che io vedevo e rivedevo e quindi le sapevo a memoria, per dire. Tante altre persone che alle simulazioni IMSS facevano punteggi bassi, poi al test reale hanno fatto dei punteggi più alti. C'è gente che aveva una media del 70 e ha fatto 100 o 110 addirittura. Perché? Perché c'è quel sano tra virgolette fattore C che aiuta tantissimo. Come anche chi è estremamente preparato con dei punteggi spettacolari fatti a casa realmente ma senza l'ansia, poi nel momento di gestire l'ansia, nel momento di tensione, crollava. Prendetene spunto, sicuramente sono dei punti di riferimento per vedere il vostro miglioramento, ma non significano nulla in termini della vostra reale preparazione, ma soprattutto del vostro reale punteggio. Sono troppe le variabili che ci saranno quel giorno e quindi dire andrà bene o andrà male soltanto per le simulazioni IMSS, CTO o chi per loro, sicuramente è solo motivo di ansia che non vi aiuterà a fare poi il reale punteggio il giorno che serve. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi possa essere tornato utile, che sia stato fonte di ispirazione e di aiuto per il vostro percorso. Mi raccomando, fatemi sapere come stanno andando anche le simulazioni per confrontarci tutti insieme nei commenti. Un bel like, seguitemi su tutti i miei social, iscrivetevi al mio canale YouTube perché il 60% di voi ancora non è iscritto. E io vi ringrazio per essere arrivati qui, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!